Innanzitutto voglio sottolineare che sia ieri, domenica, sia oggi io sono stato in costante contatto con il prefetto e tramite il prefetto anche con i vertici delle altre forze di polizia, sia perché ho fatto delle richieste specifiche e sia perché ho avuto ancora una volta contezza che le forze dell'ordine a Napoli fanno un lavoro egregio in condizioni difficili. Oggi la mia sottolineatura la voglio fare con il governo, perché si continua ad assistere a un trattamento assolutamente differenziato tra le esigenze della città di Napoli e le esigenze di altre città. È ovvio che a chi vi parla non sfugge, per una serie di motivi, qual è il tema da ieri, soprattutto terrorismo nella città di Roma, in particolare il Giubileo. Non ci sfugge il tema delle esigenze che ci sono volute per l'Expo, però diciamo che non considero i fatti omicidiari di questi mesi un fatto secondario rispetto soprattutto, diciamo, all'Expo di Milano. La nostra città è un Expo permanente, noi siamo sito UNESCO, è la città che sta investendo sulla cultura, è la città che si sta riscattando con la partecipazione dei cittadini, è una città che si è ripigliata senza soldi. Insomma, qualche attenzione in più sul rafforzamento delle donne e degli uomini, delle autovetture, come chiamano loro, delle forze di pattugliamento nella nostra città, c'è bisogno. Cioè, io sono stato sabato sera a incontrare le donne della sanità, stamattina sono stato tra i parroci di Secondigliano e ho girato ancora. La prima richiesta che viene fatta al sindaco oggi è sicurezza. Segno che sugli altri comparti c'è un grande miglioramento della città, la sicurezza non è un compito del sindaco, quindi il sindaco cosa può fare quando c'è un appello sulla sicurezza? Chiedere a chi ha responsabilità, in questo caso lo Stato, quindi so che le forze dell'ordine a Napoli stanno facendo il massimo, lo stanno facendo anche con competenza perché sono guidate da persone eccellenti, penso alla prefettura e penso ai comandanti delle forze di polizia, ma i mezzi quelli sono. Io credo che il governo nei confronti di Napoli qualche segnale lo ha dato, ma che è ancora insufficiente. Io lo considero insufficiente perché girando per strada, perché faccio il sindaco di strada, si vede questo leggero miglioramento di presenza, ma che non è ancora sufficiente. Noi dobbiamo garantire alle persone della sanità, del Rione Traiano, di Ponticelli, di Secondigliano e di tutta Napoli, la sera, di poter uscire in libertà, perché questa è una città che si sta riscattando con la partecipazione civile dei cittadini per strada, con la cultura. La gente non può avere paura e si deve chiudere in casa. Quindi questo non significa militarizzare, significa la gente non chiede l'esercito. La gente chiede di poter vedere qualche divisa in più e questo noi lo dobbiamo chiedere a chi è deputato, che è il governo, il Ministero dell'Interno, su questo deve assumere decisioni diverse. Non esiste solamente Expo e Giubileo, con le quali va il mio massimo rispetto, ma esiste la vita quotidiana di città a seconda dei momenti di sofferenza. Oggi Napoli vive un momento di sofferenza in questi mesi, ce lo stiamo dicendo, lo sta vivendo, e allora di fronte a questa sofferenza ci vuole un'attenzione maggiore.